Siccome siamo tutti interessati ad ascoltare la senatrice a vita, io e il sindaco ci siamo accordati, dico qualcosa io solo per presentarla, ma anche a nome suo, a nome quindi della comunità di Campi. Noi siamo particolarmente onorati di avere questa sera con noi Viviana Segre, che è già stata a Campi, è stata a Campi a parlare ai ragazzi molti anni fa, è stata a Campi in altre occasioni a visitare il campo di Fossoli, anche oggi pomeriggio prima di arrivare qui. E non starò a raccontare nulla della sua biografia perché non so che cosa vorrà dirci, sicuramente ci dice delle cose interessanti, ma normalmente racconta se stessa e l'interesse è proprio rappresentato da questa sua testimonianza personale, testimonianza di vita. Quindi ascolteremo da lei quello che vorrà dirci anche dal punto di vista biografico. A me pare di dover dire solo una parola sul fatto che è senatrice a vita. La Repubblica, cioè, riconosce che la vita di una persona come Liliana Segre è una cattedra morale e politica. È stata scelta, immaginiamo, dal Capo dello Stato per questa ragione, non per strumentalizzare alcunché, ma perché immaginiamo che il Capo dello Stato abbia ritenuto che oggi più che mai, sia necessario mettere in evidenza una personalità con queste caratteristiche. Oggi più che mai il nostro Parlamento ha bisogno di personalità di questa statura, di questo spessore, e di questa capacità di rappresentare tutto ciò che serve sempre nella vita di una Repubblica. Abbiamo letto, abbiamo ascoltato, sappiamo che Liliana Segre ha suggerito al monumento alla Shoah, al binario 21, da dove partivano i deportati da Milano, ha suggerito di mettere in quel museo in evidenza la parola indifferenza. Indifferenza come il male di allora, ma anche di questo tempo. Luther King, che Liliana Segre ha citato anche l'altra sera, diceva che una vita cessa di esistere quando entra in silenzio di fronte alle cose che contano. E l'altra sera ci ha detto: l'indifferenza è facile, è comodo voltarsi da un'altra parte, non vedere. Non guardare per non vedere. L'indifferenza, vedete, l'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. E Liliana Segre ha molto insistito su questo aspetto. Don Milani, quando parlava della I Care, diceva, è il significato, la traduzione di quell'espressione, mi interessa, che è esattamente il contrario, continuava Don Milani, del motto fascista me ne frego. Ecco, l'indifferenza è il me ne frego. E purtroppo abbiamo tornato ancora in questi tempi, un po' per ceglia, un po' per scelta,
torniamo a sentire questa espressione, che è l'espressione più negativa di una civiltà. Non si può dire me ne frego, soprattutto di fronte al male assoluto come quello rappresentato dalla Shoah. Dicevo in macchina poco fa alla senatrice che la cosa che colpisse davanti al campo di Mauthausen è quel campo di calcio che era utilizzato per un torneo zonale. Lavoravano 5.000 SS, erano giovani, giocavano a calcio dentro il campo e partecipavano a un torneo. Ci sono ancora gli spalti, gli spalti laterali. E quanta gente è andata lì a giocare? E quanta gente è andata lì a fare il tifo per la propria squadra e non vedeva? Non voleva vedere. Non voleva vedere. Ma l'indifferenza è l'indifferenza non solo rispetto alle manifestazioni del male, che nella storia ha assunto forme le più svariate, ma anche il rifiuto di vedere ciò che preannuncia il male, ciò che ci avverte del male che può accadere. L'intelligenza degli uomini, perché l'intelligenza è questo, è riflettere. L'intelligenza degli uomini consiste nella capacità di immaginare le conseguenze delle cose che si fanno e delle cose che non si fanno. Questa è l'intelligenza storica. Allora l'indifferenza è anche voltare la spalla rispetto ad alcuni segni, ad alcuni sintomi che possono preludere a delle degenerazioni verso il male. Ecco perché bisogna sempre stare allerta. Bisogna sempre interrogarsi. E in questo senso la lezione di Liliana Segre è una lezione fondamentale. Non è solo una testimonianza, perché la sua vita è una testimonianza. La sua vita, non le sue parole. Ma le sue parole, abbiamo cominciato a sentirla, a conoscerla, anche chi non la conosceva, rivelano un'intelligenza storica molto importante, un'intelligenza storica. Ebbene, io ringrazio la senatrice perché ha accettato questo nostro invito. So che è presa da molti impegni, tutti la vorrebbero incontrare, tutti la vorrebbero nella propria città a parlare, e questo è un bel segno, perché almeno è il segno che c'è una domanda, una fame di cose serie, di cose che mancano. E questo è molto importante. Ma devo dire, ho finito, che della senatrice Liliana Cosi mi colpisce anche quando parla la naturalezza, per come racconta la sua vita. Tutte le persone che hanno una vita importante sanno parlare della propria vita in questo modo, forse, perché non hanno nulla da vantare, non hanno nulla. Raccontano se stesse. E poi mi colpisce la sua forza morale, la energia psichica che rivela ogni volta che parla, e il coraggio. Alla televisione ci ha detto che sta pensando a una iniziativa legislativa evocando appunto Martin Luther King, che aiuti gli italiani a liberarsi, a emanciparsi da ogni forma di odio. E ci viene in mente Etty Hillesum, un'altra grande giovane ebrea morta ad Auschwitz,
quando diceva che, insomma, bisogna lavorare dentro di noi per togliere quel marciume. Il marciume era l'odio con cui ognuno di noi è tentato di rispondere all'odio. Ed è un esercizio molto difficile. E quindi io sono molto curioso di leggere questo atto parlamentare, questa sua iniziativa parlamentare. E se mi è possibile, se la senatrice me lo consente, finisco con un apprezzamento non politico. Colpisce di Liliana Segre l'eleganza, quella forma di charme intellettuale e morale che ne ha già fatto una grande signora del Parlamento. Dici qualcosa? Allora non si è sentito rappresentato il sindaco, quindi aggiunge qualche cosa. Solo penso a sottolineare la straordinarietà di queste giornate, della presenza della senatrice Liliana Segre con noi. Abbiamo iniziato un percorso e volevo ringraziare, lo faccio perché insomma questo è uno degli avvenimenti di una 3 giorni di studio e di approfondimento, che rimane un unicum perché non era mai successo che ci si concentrasse dal punto di vista degli studi sui campi di transito, quando di solito invece ci si concentra sui campi di sterminio. E stamattina, facendo il saluto ai docenti e a quanti erano accorsi a questo momento di studio, ho avuto l'opportunità di sottolineare come nel ragionare dei campi di transito si ragiona in realtà dell'Europa, e mettendolo in positivo di quanto quel campo che noi abbiamo, Fossoli, sia nella sua drammaticità uno straordinario collegamento di questo territorio, di questa città, io dico anche di questo paese, perché negli ultimi anni abbiamo molto investito affinché il campo di concentramento di Fossoli diventasse un bene di importanza storica dell'Italia tutta, che ci collega all'Europa su un fattore drammatico. Ma se ci sfugge che è da quella drammaticità, è da quell'evento che noi cominciamo a costruire l'idea dell'Europa della pace, in realtà noi che siamo abituati a dire che chi dimentica la storia deve o si troverà costretto a rifare gli stessi errori, vorrei girarla in positivo dicendo che chi si dimentica da dove è nata l'idea di un'Europa forte e solidale è destinato a vedere rovinare quel progetto, che rimane un progetto straordinario perché per la prima volta ha messo insieme popoli, ha messo insieme persone e cittadini senza dover arrivare a processi bellici. E questo è un elemento che nello studio e nella cultura, nell'approfondimento che facciamo, diventa fondamentale. E l'altro elemento fondamentale, lo ribadisco con forza, Castagnetti prima ha parlato di Mauthausen, io parlerei anche di Hersbruck, di Flossenbürg, parlerei anche di Gusen, viaggi che abbiamo fatto con studenti o con altre persone che, assieme alla Fondazione Fossoli e all'impegno che qua nasce per divulgare la cultura legata alla deportazione, alla Shoah e ai fenomeni della deportazione tutta, luoghi che sono un pugno nello stomaco perché là la memoria è cancellata, là la memoria è occultata. L'asfalto ha coperto i campi, le villette hanno preso il posto delle baracche, a Hersbruck c'è una spa termale laddove morivano internati che arrivavano dopo 3 mesi, vedevano la fine della loro vita. E questo impegna ancora di più la nostra comunità carpigiana e italiana a continuare nello spirito di recupero, di conservazione e di promozione, assieme
alla Fondazione Ex Campo Fossoli del nostro patrimonio storico e identitario. Grazie. A lei la parola, senatrice. Devo schiacciare. Sì. Funziona? Era già acceso, sbagliato io, scusate. Beh, buongiorno a tutti e grazie di essere così numerosi a questo appuntamento. Io seguo sempre, da sempre, quello che succede a Fossoli. Sono legata in un modo sentimentale, profondo, e lo sono ancora di più da 30 anni a questa parte, da quando sono nonna. Io sono essenzialmente una nonna, tutto il resto è secondario alla mia vita. Io ho 3 nipoti maschi che adoro e devo dire che anche loro sono molto affettuosi con me. Credo che la funzione dei nonni sia estremamente importante dal punto di vista affettivo, soprattutto se poi si può anche dare un aiuto pratico, meglio. E questo mi deriva sicuramente non solo dal sentimento spontaneo che io ho provato fin da subito, da quel primo neonato 30 anni fa, che adesso è alto 2 metri, e che mi ha travolto, rapito. C'era tanto in quel neonato, come c'era stato tanto in suo padre. Io, che dovevo morire per la colpa di esser nata, non solo per caso ero viva, ma avevo avuto la fortuna enorme di diventare mamma 3 volte e di diventare nonna. Questa era la sconfitta più grande che poteva avere Hitler, perché dovevo morire io. Ed era stato un momento straordinario quello di diventare nonna, perché io avevo amato moltissimo i miei nonni. Io vivevo con loro perché mia mamma era morta che io avevo pochi mesi. Mio papà, vedovo 31enne, giovanissimo, quindi era tornato a casa con i suoi genitori e vivevamo in 4. Io avevo stabilito con nonno soprattutto un rapporto di complicità. Sentivamo alla radio delle commedie romantiche che forse mio papà non mi avrebbe lasciato sentire, erano cose estremamente ingenue, figuriamoci. Oppure andavo con lui al cinema e poi in una pasticceria molto nota di Milano dove mi faceva mangiare i dolci, anche se poi avrei dovuto andare a tavola, quelle cose diseducative che faccio sempre anch'io con i miei nipoti e che i nonni se le possono concedere. Ma a un certo punto, quando io avevo 6 o 7 anni, alla vigilia di quanto poi accadde nella mia famiglia, mio nonno si ammalò del morbo di Parkinson e cominciò a tremare, prima una gamba, poi un braccio, poi la testa, e pian piano negli anni, gli stessi anni della persecuzione, gli stessi anni delle proibizioni, gli stessi anni dell'indifferenza, gli stessi anni di essere messi da parte, gli stessi anni in cui non suonava più il telefono, il nonno cominciò a peggiorare. E la mia funzione di nipote amorosa diventò importante, perché lui non poteva più girare la pagina del giornale, io glielo leggevo, lui non poteva più mangiare, io lo imboccavo, lui non poteva più curarsi del suo aspetto e io lo profumavo, gli stavo intorno come un'innamorata. Quando a un certo punto si doveva scappare, quando le leggi razziste
divennero così pericolose per noi, diventammo nemici della patria, le famiglie scombinate, non c'era allora neanche il telefono che funzionava durante la guerra. Tutti cercavano, gli ebrei, di trovare rifugio, chi l'ha trovato, perché gli italiani, alcuni sono stati straordinari e altri, la maggior parte, sappiamo bene, hanno voltato la faccia dall'altra parte nell'indifferenza più che con la violenza. E mio papà, poveretto, si trovò che voleva portare in salvo me, che avevo allora 13 anni, e non voleva lasciare i suoi genitori in quella condizione. La nonna, che perdeva la testa pensando che mancavano i soldi, che non sapeva come fare col marito ridotto un vegetale, finché ebbe un permesso pagato carissimo alla questura di Como, noi eravamo in un paesino sfollati lì nel Comasco, ricevette questo permesso che Giuseppe e Olga Segre, per la loro età, per il loro stato di salute, non erano pericolosi per il grande Reich tedesco, beh certo che non erano pericolosi, e potevano risiedere al comune di Inverigo sotto la responsabilità di brave persone che erano i padroni della casetta che avevamo affittato. Così mio papà venne a prendermi dove io ero nascosta e scappammo in Svizzera. Era una cosa fantastica quella fuga sulle montagne dietro a Varese. Io a 13 anni mi sentivo un'eroina, con la mano nella mano di mio papà fuggivamo verso la terra della libertà. Fuga grottesca, cittadini borghesi piccoli piccoli inadatti alla montagna d'inverno. Arrivammo miracolosamente, attraversammo quella rete che in montagna divide gli stati, entrammo nella terra di nessuno e poi entrammo in Svizzera, eravamo liberi, felici, ci abbracciavamo piangendo, ma non sapevamo che noi, che avevamo avuto i documenti falsi, noi che eravamo stati clandestini sulle montagne, noi che eravamo dei richiedenti asilo, saremmo stati respinti con disgusto, con disprezzo, senza pietà. Io lo dico tante volte nelle scuole quando parlo ai ragazzi, questa parola pietà, la pietas, questa parola straordinaria, sconosciuta, dimenticata, in cui quando non si ha pietà di qualcuno o si ha pietà, si è così poveri se non si ha pietà e si è così ricchi se si ha pietà. Non ebbe pietà quell'ufficiale svizzero tedesco, di cui non ho voluto mai sapere il nome, ci rimandò indietro con le guardie armate sugghignanti. E là sul confine, dove avevamo con tanta fatica attraversato in quei buchi della rete dove passano animali contrabbandieri, fummo arrestati. E come si è arrestati a 13 anni? Quanta cura per gli adolescenti, quanta cura! Ci vuole lo psicologo, bisogna essere aiutati. Mio figlio non riesce a scuola perché l'hanno preso in antipatia i professori. Questi adolescenti di oggi, deboli, fragili, a cui tutto è permesso. Ma come fa un adolescente che per la colpa di essere nata entra in prigione? Carcere femminile da sola. Piango, piango come una pazza. Nessuno mi consola. Poi vengo buttata, dopo la registrazione, l'impronta digitale, la fotografia, delinquente comune, colpa di essere nata, mi buttano in una cella, altre donne come me arrestate sul confine. Una è buona, mi abbraccia, mi tiene stretta, con lei piango sulla sua spalla, Violetta.
Violetta Silvera, morta ad Auschwitz per la colpa desernata. E poi un altro carcere, poi ancora un altro. Quello della mia città, Milano, dove ero nata, dove ero cresciuta, dove avevo giocato nei giardinetti, dove avevo avuto le mie amiche, la mia casa, quell'odore, quel sapore dei dolci fatti dalla nonna. E poi entra un tedesco un giorno nel grande raggio di San Vittore, il carcere di Milano, legge un elenco, più di 600 nomi che si devono preparare a partire il giorno dopo per ignota destinazione. E partiamo, attraversiamo la città deserta, muta, indifferente, siamo invisibili, non interessiamo a nessuno. Arriviamo alla stazione, lì dove ero partita, la mia stazione, per andare al mare, per andare in montagna. Era la mia stazione, ma non dalla porta principale della stazione che conosciamo, dai sotterranei sconosciuti, da dove partono gli animali per andare al macello, da dove partono le merci. Un treno ci aspetta, un treno bestiame, e veniamo caricati a calci, pugni, bestemmie, parolacce. Ma non erano solo i nazisti, c'erano i nostri vicini di casa, c'erano i fascisti, c'erano quelli zelanti che volevano farsi vedere dai loro padroni. Poi siamo dentro il vagone, 40-50 persone, c'è un secchio per terra. Come ci si guarda dentro un vagone? Come guardo io mio papà? Non ha più lacrime, non ha più la forza di parlare. Ci stringiamo uno all'altro. Poi quando arriviamo, dopo una settimana di preghiere, di promiscuità assoluta, di silenzio importante, finale, scendiamo in questa Judenrampe, questa stazione artificiale preparata dai nazisti per tutti i treni che arrivano dall'Italia. Ma dove stiamo? Ma perché? Ma perché delle persone hanno preparato per altri uomini, donne, vecchi, bambini un posto così? Non capisco niente, non capisco il tedesco, non capisco perché devo essere così in un posto lontano da casa mia, e dividono gli uomini dalle donne. E la lascio per sempre, quella mano santa di mio papà. Non lo rivedrò mai più. E solo anni dopo saprò che ha resistito 3 mesi prima di essere ucciso. E io sono sola, con quell'adolescente senza lo psicologo, quell'adolescente che diventa forte giorno dopo giorno, che sceglie la vita, che non si guarda intorno, che non vuole vedere l'orrore, il male assoluto, perché capisce che non può difendersi da quel male assoluto, che lo compiono persone uguali a te, non pazzi, perché i pazzi sono malati che devono essere curati, verso i quali si deve avere pietà. No, sono persone uguali, uomini, donne, più feroci quasi degli uomini, perché noi donne che siamo così forti, che siamo così straordinarie, sicuramente superiori agli uomini in tante cose, anche nel male riusciamo a essere peggio degli uomini. E passano i mesi, passano le giornate, passano le notti, passano le selezioni, passa il lavoro, e io divento un orrore, divento uno scheletro, divento egoista, divento magra, divento una lupa affamata che non vuole pensare, che non vuole ricordare. Poi, dopo quasi un anno, diventata operaia schiava nella fabbrica di munizioni, lavoro schiavo e minorile, visto che io avevo 13 anni, poi 14.
un certo punto, ancora viva, ancora straordinariamente in vita, ecco che comincia la marcia della morte. Perché stanno arrivando i russi, noi lo sappiamo, non l'abbiamo capito, che arriveranno ad Auschwitz il 27 di gennaio del 45, non per liberare un campo, come la storia falsamente dice, perché i tedeschi erano già andati via da giorni, almeno 10, e infatti i russi entrando trovano mucchi di cadavere dei malati tipo Primo Levi che non avevano potuto obbedire al comando. E c'è una riga che è stata importantissima per me quando l'ho letta anni dopo nel libro di Primo Levi, che è sempre il più straordinario testimone della Shoah. Nel libro La Tregua lui racconta come questi soldati russi, quattro giovani, entrano nel lager di Auschwitz. E lui, lì c'è una frase straordinaria, strepitosa, che dice: ed era nei loro occhi tutto lo stupore per il male altrui. Ecco, io quando, già adulta, già in fase del silenzio che ho mantenuto per 45 anni su questo argomento, ho letto La Tregua e ho detto: ecco che cosa mi ha perseguitato per tutta la prigionia, che è durata circa un anno e mezzo. Nei miei occhi di ragazzina c'è stato sempre lo stupore per il male altrui. Perché questo male assoluto, al quale io ho cercato di resistere, cercando di non essere lì, cercando quella stellina nel cielo che mi accompagnasse. Lo stupore per il male altrui è stata una costante di tutta la mia prigionia e anche dopo, e anche tutta la mia lunga vita. E cominciò la marcia della morte. Io lo spiego ai ragazzi che incontro ormai a decine di migliaia di anni: non dite mai non ce la faccio più, perché io l'ho visto come siamo forti, una gamba davanti all'altra. La marcia della morte si deve trasformare in marcia della vita, perché se cadi ti uccidono. L'ordine dei soldati era di sparare nella testa di chi cadeva, perché non doveva rimanere nessuno lì, su quelle strade tedesche, che nessuno nei paesi che abbiamo attraversato ha aperto la finestra e ci ha buttato un pezzo di pane, una sciarpa, o ci ha detto: poverini, una gamba davanti all'altra, siamo fortissimi, ma non io che ce l'ho fatta. Quegli altri che ce l'hanno fatta, che non ci si poteva appoggiare a nessuno, non potevo dire mi appoggio a te, perché anch'io non volevo che nessuno si appoggiasse a me, non era possibile. E quindi l'ho visto come siamo forti e lo dico ai ragazzi: non dite mai non ce la faccio più, non dite mai è colpa dell'insegnante, della famiglia, dello Stato, dell'istituzione, di tutto quello che tutti cercano di farvi capire che non è mai colpa vostra. Invece sì, perché siamo fortissimi ed è solo la nostra coscienza e la nostra volontà che ci può fare uomini, ci può fare donne. E in uno di questi campi di transito, ed è qui che volevo arrivare oggi, Ravensbrück fu un campo orribile dove morirono moltissime antifasciste politiche italiane, per cui che la figlia di Nenni, per esempio, ed altre. Era un campo orribile dove io fui 15 giorni. Era già forse un mese che camminavamo, dormendo nelle stazioni bombardate, dormendo sulla neve, dormendo ovunque, ancora vive. E a Ravensbrück, in una baracca dove fui in transito, un'italiana, sentendo che un'altra compagna diceva a me, Liliana, per dirmi qualche cosa di
poco importante. Questa si alzò da questo giaciglio, dice: come ti chiami? Liliana. Poi Segre. Di dove sei? Di Milano. Ah, io ho incontrato a Fossoli i tuoi nonni. I miei nonni? Come i miei nonni? Sì, poveretto, lui tremava in tutto il corpo e quando siamo arrivati ad Auschwitz l'hanno picchiato perché non stava fermo. E la nonna, completamente smarrita, cercava da mangiare perché non avevano nulla. I miei nonni, io li credevo a casa, con quel permesso. E anzi, lo potevo pensare, che ridotti così, ma non potevano essere arrestati. Non sapevo ancora tutto quello che ho saputo dopo. I miei nonni, arrivati... Lei li aveva conosciuti a Fossoli, da qui era andata a San Vittore, deportati da Milano 23 maggio 1944. Beh, fu un momento terribile, perché io ero ridotta in un modo tale che sognavo solo di mangiare. E a volte quando i ragazzi delle scuole mi chiedono: signora, ma arrivati a quel punto di essere scheletrite, di essere così ormai degli ectoplasmi, delle amebe, di che cosa parlavate? Chissà che discorsi altamente filosofici, profondi facevate voi prigioniere, io li deludo sempre tanto. Noi parlavamo solo di mangiare, inventavamo delle ricette straordinarie in cui nella torta con la panna e il cioccolato aggiungevamo i canditi, aggiungevamo la meringa, aggiungevamo qualunque cosa fosse possibile e ci dicevamo una con l'altra: se non moriamo, poi noi, se ce la facciamo, io ti invito a casa mia quando saremo di nuovo a casa. E mi dicono che i miei nonni sono stati gasati e bruciati per la colpa di esser nati. Era un momento in cui non potevo far finta che non ero lì. Era un momento in cui... Cosa fa un adolescente di 14 anni che ha già perso tutto e che spera che i suoi nonni siano a casa, crede che i suoi nonni siano a casa? Una gamba davanti all'altra si ripiglia la marcia e i nonni restano indietro nel mio pensiero, perché io devo camminare ancora, ancora, non devo cadere. Devo essere forte, non mi posso appoggiare a nessuno, non voglio pensare alla mia casa di un tempo, alla tavola, com'era fatta la tavola, com'erano i piatti, i bicchieri, le loro facce. Non lo posso pensare, mai l'ho potuto pensare. È stata una cosa di una violenza talmente terribile, quello strappo, indimenticabile. Poi ci furono altri lager, altri luoghi in cui lo stupore per il male altrui non era mai abbastanza. Fosse aperte con morti che non venivano neanche sepolti, cattiverie gratuite. Ormai la morte poteva essere per ogni momento probabile, in ogni momento probabile. E io... L'ho scritto poi una volta che avevo un vocabolario di 10 parole in tedesco, che erano paura, fame, morte, neve, vita, il mio numero tatuato sul braccio, molto importante perché serviva per rispondere. E poi un bel giorno arriva che i nostri torturatori
si mettono in borghese, scappano, hanno paura di noi, mandano via i cani. Arrivano gli americani, ci buttano cioccolato, sigarette. Siamo liberi. Siamo liberi. Ma liberi da cosa? Da quello che abbiamo dentro? Liberi da quello che abbiamo perso? E il nostro corpo è libero. Non prende più schiaffi, calci, bastonate. Può mangiare tutto quello che vuole. Molti muoiono perché era difficile, dopo quella fame di un anno e mezzo, non gettarsi come bestie sul cibo che gli americani ti davano in grande abbondanza. Bisogna mangiare poco, se no muori. E poi pian piano tornano le mestruazioni, ti puoi mettere uno straccio che non abbia i pidocchi, puoi fare una doccia, puoi cercare di capire come mai sei viva, puoi cercare di farcela, perché anche ricominciare a vivere è molto, molto difficile, molto. E passano 3-4 mesi, sei libera, ingrassi, diventi una ragazza grassa, brutta, selvaggia, ferita. E in quel modo torni a Milano e cerchi affannosamente, torni nella casa dove abitavi, appartamento in affitto, vuoto, altre persone. Portinai ti scacciano, ti dicono vada via, e io dico, sono Liliana, abitavo al terzo piano. Vengono giù tutti gli inquilini, quelli che salutavano e quelli che non salutavano, quelli che voltavano la faccia dall'altra parte quando li incontravamo sulle scale e quelli che invece erano stati buoni, gentili. Vado in casa della famiglia Gatta, le cui figlie giocavano con me in cortile, anche se era ebrea, e da loro faccio il bagno e da loro mi rivesto. E loro chiamano i miei parenti che erano ancora vivi, che si erano salvati, i miei nonni materni a Roma in un convento, mio zio che si era salvato coi partigiani in Piemonte, arrivano. È terribile, mi guardano, ma io non ero quella Liliana educata di 2-3 anni prima, elegante, vestita da brava ragazza di famiglia, ero una donna, 14 anni, quasi 15, grassa, disordinata, ferita, scontrosa, mi baciano e io la vedo la delusione terribile nei loro occhi, la vedo, la sento terribile. Come mai sei così grassa? Ma non dicono tutti che eravate degli scheletri, come mai tu sei così grassa? Devo spiegare che in 4 mesi libera ero ingrassata a 10 kg al mese ed ero più di 70 kg. Ero brutta, ero sciatta, disordinata, ferita e vissi con loro, buone persone che mi volevano bene e che anch'io volevo bene a loro, ma vedevo la loro delusione in ogni minuto, si dicevano fra loro, bisogna avere pazienza con quello che questa ragazza ha visto. E quando ho capito subito, nelle prime 24 ore, 48 ore, che erano anche loro di quelli che avevano perduto la valigia, che erano stati paurosi dei bombardamenti, che si erano dovuti nascondere e che se appena io cercavo di dire qualche parola spezzettata, no, basta, non parlare più di queste cose, poi sai, tutti abbiamo sofferto moltissimo. Ci sono adesso
che io sono così vecchia che ho 88 anni, le mie amiche che sono ancora al mondo fanno una gara per dire quanto stanno male. Cioè, se uno dice oggi ho mal di testa, quell'altro dice no, ma tu non hai l'idea che io sono stata male 15 giorni con una cosa terribile. Cioè c'è una specie di gara di chi sta peggio tra noi vecchie. Infatti io faccio sempre arrabbiare perché dico benissimo anche qualunque cosa io abbia, perché non voglio sentire i loro racconti. E questo in piccolo, in ridicolo, in sciocco, non so perché ho detto una stupidaggine così adesso, avveniva allora. Cioè se uno voleva dire ma io ho preso tanti calci, che quell'altro subito ti fermava e dice no guarda ma non sai io che cosa ho vissuto quando ero... Quindi io nel giro di pochissimi giorni tacqui. E sarei diventata sicuramente una di quelle donne che ci sono dappertutto nel mondo, quelle disadattate, quelle che quando la gente le incontra dice beh abbiamo pazienza con quella lì perché con tutto quello che ha avuto nella vita è una strana, se non avessi avuto due grandi fortune. La prima fu quella di impormi di rimettermi a studiare. E siccome avevo 15 anni, ma praticamente avevo fatto solo la prima media, mi misi privatamente a studiare per dare l'esame di quinta ginnasio, che allora era un esame statale, per poi fare il liceo classico. Anche perché io ero talmente abituata a pensare a me stessa, come me la dovevo cavare, che io non volevo vivere con i miei parenti, io volevo essere il più presto possibile indipendente per stare per mio conto. Ero vecchia, molto più vecchia di adesso. Ero una ragazza vecchia che cominciò il liceo con delle sue coetanee. Io le vedevo come delle mie figliette, come delle mie sorelline appena nate. Loro erano sempre innamorate di qualcuno, loro volevano comprarsi vestiti nuovi, volevano andare a ballare. Io ero un'altra. Ero quell'altra che avevo cominciato a essere con le leggi razziste fasciste. Quando mi fu chiusa la porta della scuola e io diventai l'altra, quella che non può più venire a scuola. E anche avendo ripreso la scuola, io fui sempre l'altra, non fui mai uguale alle mie compagne ed ebbi grossissime difficoltà anche con le insegnanti. Io mi ricordo quando facevamo Dante, la Divina Commedia, che davanti al conte Ugolino, che come sappiamo aveva fatto cannibalismo, io feci un tema scandalosissimo per quell'epoca poi, perché erano gli anni 50, anche prima, 47-48, in cui io scrissi che potevo capire che uno che aveva una fama come il conte Ugolino potesse arrivare anche a fare quello che aveva fatto. Ora, se Dante l'aveva messo all'inferno, non potevo certo essere io a solverlo e quindi ci fu una discussione anche molto antipatica con l'insegnante. Ma la mia fortuna vera e propria fu che nell'estate tra la seconda e la terza liceo, che ero dimagrita, ero più accettabile, diciamo, non è che fossi un granché, ma non ero così orrenda come tre anni prima, al mare d'estate incontrai un ragazzo. Questo, che poi fu mio marito, aveva 10 anni più di me, quindi io non ne avevo ancora 18, lui ne aveva 28. Era stato militare di quelli che non avevano aderito alla Repubblica di Salò e quindi aveva fatto 7 campi di prigionia, concentramento ovviamente, non di sterminio. Ci incontrammo sulla spiaggia, eravamo tutte e due in costume.
Io non parlavo mai di me con nessuno, e quando qualcuno mi chiedeva del tatuaggio che ho sul braccio sinistro, allora non usavano i tatuaggi, io avevo tutta una serie di cose fantastiche da rispondere, ma non dicevo mai che cosa fosse quel numero. Lui lo vide, dato che eravamo in costume da bagno, mi vide, mi mise una mano sul braccio e mi disse: io so cos'è questo numero, tu sei una ragazza che ha molto sofferto. Come fai a saperlo? Anzi, quasi gli davo del lei, che aveva 28 anni, io non ancora 18. Dice: perché io sono stato prigioniero e ho visto dei cortei terribili di voi che passavate fuori dal campo. Non mi ha lasciato più. Mi ha lasciato 10 anni fa, perché dopo 60 anni di matrimonio, mio marito, che aveva 10 anni più di me, si è ammalato ed è morto. Ma l'amore straordinario che c'è stato fra noi, il mio amore unico, è stato la salvezza. Perché dopo tanto odio, tanto male, tante brutte cose, io ho capito che se io ero capace di innamorarmi, e se quest'uomo che mi piaceva moltissimo, perché io mi sono innamorata di mio marito appena l'ho visto, proprio colpo di fulmine, per fortuna è ricambiato, perché sennò davvero diventavo quella disadattata che dicevo prima, quell'amore che è durato tanti anni, perché io e mio marito eravamo quei due anziani che si tengono per mano, e che quando i nostri figli venivano, naturalmente molto spesso, a mangiare da noi, mio marito faceva: quando è che vanno via, che stiamo io e te, amore mio? E questo amore mio mi ha salvato. Grazie, finiamo qua, perché è stato veramente un pomeriggio straordinario quello che lei ci ha consentito di passare insieme. E credo che ci siamo resi conto tutti, io ritorno sul mio primo pensiero, di che cosa significa questa ventata di freschezza, perché è freschezza questa qua, e di sapienza, che è entrata nel Parlamento in questo momento. Guardate, qua ci sono due ex colleghi, la Manuela Ghizzoni e Giulio Fantuzzi, siamo stati tutti testimoni della vita parlamentare, dei putiferi, delle situazioni in cui il Presidente non riesce a regolare il traffico. Basta che ci sia un parlamentare che ha autorevolezza, che chiede la parola, e immediatamente il Parlamento ritrova il suo senso. Io credo che la nomina a senatore a vita, senatrice a vita, avesse nelle intenzioni del Presidente della Repubblica esattamente questo, quello di immettere nel Parlamento una persona della grandezza di Liliana Segre. Grazie Liliana.